con Andreina Garella, regista dello spettacolo Straordinarie, a Parma, Museo d'Arte Cinese ed Etnografico, 9 e 10 ottobre 2021. Ben trovata. Buongiorno a voi. Ce ne parli? Questo è un progetto che è rivolto appunto ad un gruppo di giovani donne italiane, figlie di migranti e di coppie miste, che hanno studiato oppure sono anche cresciute nelle nostre città con biografie molto ricche, diverse fra loro, alcune di loro cittadine italiane, altre invece ancora purtroppo senza riconoscimento legale, alcune magari nate in Italia e altre invece arrivate quando erano piccole, quando erano bambine. Il nostro progetto si è sviluppato nell'arco di un anno e è diviso in tre movimenti. Il primo movimento è stato la creazione di un podcast che si chiamava Parole, istruzioni per l'uso, con le voci delle stesse donne e con la musica originale di Ailem Carvajal. Ad ognuna di queste giovani donne abbiamo chiesto di riflettere intorno ad una parola e di registrare 2 minuti di pensieri intorno a questa parola, con un programma di registrazione del cellulare, insomma, con quello che loro avevano a disposizione. E in questo modo hanno dato vita ad un nuovo vocabolario inedito, parole vecchie hanno ripreso vita. Le parole che abbiamo offerto a queste donne sono state identità, casa, conflitto, responsabilità, pregiudizio, frontiere ed altre. Poi io ho raccolto le loro voci, ho creato una piccola drammaturgia, ho seguito anche l'emozione che le voci riuscivano in qualche modo a trasmettermi, le ho montate e le ho consegnate alla musicista. E lei ha creato appunto le musiche originali di questo podcast. La seconda parte, invece, il secondo movimento, sono state delle interviste che noi abbiamo fatto sempre alle stesse giovani donne e abbiamo chiesto loro di raccontarci un po' le loro storie, insomma le loro biografie, che come dicevo sono biografie molto molto ricche, molto diverse fra loro. Abbiamo chiesto loro di parlarci della parola bilinguismo, di spiegarci questa parola, che significato ha, se hanno subito discriminazioni, qual è la loro visione di società transculturale, che cosa significa la parola appartenenza, come si vedono e come vengono percepite, insomma, se hanno subito discriminazioni. Dalle loro risposte è nata la drammaturgia dello spettacolo. E il terzo movimento, appunto, è la messa in scena finale, il 9 e il 10 ottobre, al Museo d'Arte Cinese, che debutta all'interno di Verdi Off, è fatta in collaborazione con l'Associazione Vagamonde. Lo spettacolo ha una struttura itinerante per 12 spettatori alla volta ed è ambientato in questo spazio che è molto suggestivo, molto particolare e che è anche per noi comunque quasi un luogo ideale per accogliere il principio dell'incontro, della differenza, della diversità fra culture, che sono principi che accompagnano e sostengono la nostra ricerca da sempre. Come era nato inizialmente l'idea di fare questa operazione? Da molto tempo portiamo avanti appunto con l'Associazione Vagamonde un progetto rivolto alle donne migranti e native. Questa è stata quasi una conseguenza, dopo tanti anni di riflessione intorno a questi temi, l'incontro con le seconde generazioni è stato quasi naturale, insomma, perché sono poi le figlie delle donne che noi abbiamo incontrato 20 anni fa. Queste donne sono cresciute e stanno portando avanti proprio i pensieri, i temi, le riflessioni che in questi anni abbiamo fatto. Sono loro che costruiranno questa società transculturale che si sta formando inevitabilmente di questi tempi. Creare questo gruppo com'è stato? Noi abbiamo un rapporto con le associazioni del territorio da tanto tempo molto stretto, per cui attraverso di loro, quasi un passaparola anche, ognuno ci ha suggerito dei nominativi, poi abbiamo incontrato questa donna ci ha suggerito una sua amica e l'amica dell'amica, eccetera, eccetera. Abbiamo incontrato più di 20 ragazze e con loro poi abbiamo costruito tutto questo progetto, ma perché abbiamo un rapporto col territorio da anni molto consolidato. Che immagine viene fuori?
che il mondo è molto vario e che non sempre quello che noi ci aspettiamo è quello che in realtà è. Non sempre il paese d'origine dà una risposta, nel senso che non è il colore della pelle o i tratti del viso che danno una risposta, assolutamente. Per cui quello che noi vediamo non è sempre quello che noi ci aspettiamo. Viene fuori una complessità di visioni e di stare al mondo che è molto interessante, e la capacità anche di stare insieme, di condividere, di convivere con molta naturalezza. Le seconde generazioni sono abituate a stare nelle diversità, nella mescolanza, sono abituate a vivere nella loro famiglia che magari porta avanti delle tradizioni, ma vivono nella loro contemporaneità, all'università, al lavoro, nei loro studi, nei loro spazi, vivono invece con molta naturalezza la convivenza con altre realtà, e ci fanno capire che è assolutamente possibile stare al mondo con visioni diverse, con culture diverse, mescolando queste culture, non tenendole separate, mescolandole e contaminandoci con l'altro. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Su Facebook di Festina Lente Teatro, Instagram di Festina Lente Teatro, sul blog di Vagamonde, sul sito di Festina Lente Teatro. Lo spettacolo Straordinarie a Parma, Museo d'Arte Cinese ed Etnografico, 9-10 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla regista Andreina Garella. A presto! A presto, un saluto a voi, grazie mille, ciao!